Amici sportivi, benvenuti a Inside Olympia, la nostra rivista che leggerai da copertina a copertina, ok? È una bomba. Anche la Gazzetta dello Sport ha voluto celebrare gli 80 anni di coach Dan Peterson con una mattinata di racconti e aneddoti insieme al grande allenatore dell'Olimpia degli anni 80. Dan Peterson è nato il 9 gennaio del 1936, lo stesso giorno in cui venne fondata l'Olimpia Milano. In serata il coach ha ricevuto poi l'applauso del forum e la maglia numero 80 dal signor Giorgio Armani. La stessa Olimpia celebrerà i suoi 80 anni il prossimo 6 marzo nel corso della gara con la Manita al Torino. Esserci è più che un dovere, lo dice anche Dino Meneghin. Bisogna ricordarsi che l'Olimpia Milano quest'anno compie 80 anni e li festeggerà il 6 marzo al Forum, quindi siete tutti invitati, anzi siete obbligati a venire. 80 anni dell'Olimpia, di cui io ho trascorso 25 anni. L'Olimpia compie 80 anni. Festeggiamo tutti insieme il 6 marzo a Foro. In Eurocup l'Olimpia ha riscattato la sconfitta di Berlino distruggendo l'Aris sotto 41 punti di scarto. Il calendario adesso prevede la gara casalinga con Trento, sfida al vertice nella Serie A, e il primo di due scontri consecutivi con il Neptuna Sclaipeda in Eurocup. Soddisfazione per Kruno Simon che a Trento durante l'All-Star Game ha vinto la gara del tiro da 3. Dispiacere invece per l'operazione alla spalla che ha chiuso anzitempo la stagione di Robbie Hummel. Le ragazze dell'Olimpia Dance Team sono state scelte fra le migliori 14 crew che gareggeranno nelle Festa Dance Contest organizzato da Euroleague Basketball. La competizione partirà lunedì 18 gennaio e attraverso un sistema di votazione online si arriverà a decretare le migliori crew che si esibiranno durante le Final Four di Eurolega.